questo incontro recupera un incontro che per motivi di salute non avevamo potuto fare a marzo, mi sembra, e lo recuperiamo oggi appunto e chiude il ciclo di conferenze che poi verrà suggellato dalla tavola rotonda del 7 aprile. Do la parola al professor Brocchieri che presenta il professor Tugnoli, che ricordo è stato per alcuni anni docente anche in questo liceo. Parecchi. Dire parecchi sembra sempre di dire allora sei avanti con l'età, quindi alcuni. Beh, ma in effetti adesso mi sa che cambierò qualche cosa rispetto al previsto perché siamo ancora in pochi. Però Claudio Tugnoli in effetti è nato 8 giorni fa, però nel 1953 a Budrio, nella, si può dire, bassa bolognese, sì, si può dire, nel mondo contadino, nel mondo rurale della pianura bolognese. Adesso qui, io a dire la verità sono anche un po' imbarazzato perché Claudio Tugnoli lo conosco da tanti anni, mi ha raccontato alcune cose di se stesso che... Ah sì, questo è il microfono che naturalmente non riferisco. Però insomma dal mio punto di vista e anche dal suo... Le sue origini sono importanti, ecco. E si era diplomato al liceo Galvani di Bologna, poi laureato sempre a Bologna, con una tesi su Nietzsche, da cui deriva quel libro che sta nell'angolino qua in alto, che ho a casa, ma no, chissà perché ce l'ho poi. E 1979. Che è il primo di una lunghissima serie di contributi di sia libri che tantissimi saggi che ha scritto Claudio Tugnoli. Nel 1978, nel frattempo, quindi prima, l'anno prima, è entrato nel mondo della scuola, direi avventurosamente, in Trentino, almeno mi ricordo alcuni racconti di viaggi per andare a scuola. Nell'83 si abilita all'insegnamento, nel settembre dell'88 insegnamento in varie materie tra cui anche storia e filosofia, nel settembre dell'88 arriva al liceo Prati dove è rimasto come titolare fino al 2011. Poi da questo punto di vista due tappe importanti sono il dottorato in filosofia nel 1999 e nel 2005 l'idoneità come professore associato, che sono dei, diciamo, dei passaggi che dal punto di vista sostanziale riconoscono l'ampiezza, la solidità, la profondità, insomma, della... lavoro di studio di Claudio Tugnoli. Nel frattempo aveva collaborato con l'IPRASE, ha insegnato presso l'Istituto di Studi di Scienze Religiose di Trento, presso l'Università di Bologna, Antropologia Filosofica, presso l'Università di Trento, credo anche in altre sedi universitarie, no? Occasionalmente, no? È membro di diverse associazioni culturali, tra cui l'Accademia degli Agiati di Rovereto, dell'Associazione Studi Emanuele Severino, segretario della rivista internazionale Rosmini Studies e diverse altre cose. Poi aggiungerei presidente e direttore organizzatore instancabile dell'Associazione Antonio Rosmini qua di Trento. Non so come faccia a organizzare tutto quello che organizza. Poi vi propongo una carrellata sui libri, organizzati un po' per generi forse. Qui alcuni testi, diciamo, che riflettono principali interessi e non tutti perché ha molteplici interessi Claudio Tugnoli,
Quest'ultimo del 21 dell'anno scorso, Filosofia del dilemma, che ha preso anche un importante premio nazionale, premio Città di Arce. Il Filosofia del tempo e significato della storia è una raccolta di saggi che raccolgono uno dei temi principali di interesse di Claudio. Ricordo che qui negli anni 90 avevo organizzato una serie di corsi di aggiornamento con importanti contributi che poi puntualmente raccoglieva, come ha fatto poi tante altre volte e continua a fare nella sua vita, in atti che sono anche opere importanti. Ecco, vado un po' veloce. Un aspetto importante, credo, della vita di studio di Claudio Tugnoli è l'incontro con autori che sono stati per lui riferimenti importanti, come MacTaggart ha tradotto questa opera notevole, La natura dell'esistenza, La dialettica dell'esistenza, invece un saggio di Claudio Tugnoli su MacTaggart, oppure René Girard col paradigma sacrificale, e anche qui un libro di Claudio Tugnoli, anche l'altro, a dir la verità, sono tutte e due di Tugnoli su Girard. Se notate le date vi fate un'idea anche del fatto che Claudio Tugnoli non ha mai perso tempo nei suoi studi. Ecco, poi magari più vicino, ma mica tanto, insomma, negli anni 2000, importanti traduzioni di opere di Wilhelm Wundt. C'è una prima edizione nei classici di psicologia della UTET e poi una edizione più economica, insomma. Hanno cambiato il titolo, Scritti scelti, opere scelte. Montesquieu, gli scritti postumi. Il Voltaire è uscito o no? Non ho trovato. Il Voltaire purtroppo è stato rinviato da Bobbiani. Sono 3 anni che aspettiamo che lo pubblichi. Hanno trovato... ha detto che lo pubblicano, ma ancora siamo in attesa, io e Domenico Felice. Qui c'è un estratto che anticipa la pubblicazione, l'ho trovato su un sito montesquieu.org. Forse l'ha montato lo stesso con Domenico. Alcuni capitoli. Sì, no, l'ho messo lì perché quel lavoro lì l'ho fatto nel 2011. 2011-2012 ho fatto questa traduzione e stiamo, perché ho tradotto anche l'opera storica di Voltaire negli anni successivi, e che non erano mai, quindi questa era già stata tradotta, ma altre che non erano state tradotte che dovrebbero andare poi confluire nel volume degli scritti di Voltaire, che in ogni caso però sono ancora lì che attendono la pubblicazione. Comunque, così, le vicende editoriali sono sempre molto strane. No? Perché... Sì. Poi volevo concludere segnalando un altro lato importante di Claudio Tugnoli, che è l'attività, la scrittura poetica, a partire da un momento difficile della sua vita. Penso che poi qui tu abbia raccolto anche cose precedenti, La tua ombra, e poi diversi altri, quindi ho scelti alcuni, insomma, sarà forse La rana o Alcun che solo canti, non c'ho gli occhiali, sì. Sul declinar fiamma m'accende, che ha preso un premio, anche questo nazionale, e poi c'è cronologicamente in mezzo a quelli che ho citato un attimo fa, ci sono non solo questi, una serie di raccolte di componimenti poetici in dialetto budriese, un ritorno alle origini, ma anche una rielaborazione, a partire dal primo qua, Gli anni riapparsi in umiltà di gloria. E nel 2019, poi con un'altra raccolta, Il confine invisibile, Claudio Tugnoli ha vinto un importante premio internazionale. A Milano, sì. Ecco, vabbè, questo lo volevo
conclude quelli che pubblicano su Facebook le proprie immagini, vanno incontro. Adesso volevo salto un passaggio della vita di Claudio, ma scelgo di quella poesia due pezzettini, non la leggo tutto. Se potessi avere qui la tua mano, per me sarebbe come possedere il mondo. Se potessi avere qui la tua mano, per me sarebbe come rinsavire. E non so se Claudio Tugnoli avesse bisogno di rinsavire, perché almeno per me è un esempio di saggezza, però devo dire che, per quel che ho visto, gli ultimi anni della sua vita finora e quelli che verranno sono veramente splendidi dal punto di vista della creatività, della produzione, dello studio, dell'energia, che adesso vediamo all'opera. Sì, io ringrazio l'amico Andrea Brocchieri per questa così lusinghiera presentazione, forse eccessivamente elogiativa, e ringrazio naturalmente la dirigente, la preside, professoressa Baratter, per l'invito a tenere questa conversazione, diciamo, su un tema vastissimo, che è il tema appunto delle fallacie, le quali imperversano nei media e sono di solito passano inosservate. E infatti una caratteristica delle fallacie è proprio quella di passare inosservate, cioè di non essere riconosciute, spesso neppure da chi le enuncia, ma soprattutto da chi poi le riceve, il destinatario di queste fallacie, che sono, possono essere gli elettori, i consumatori, tutte le figure che, alle quali vengono inviati dei messaggi che devono avere caratteristiche tali da sedurli, perché lo scopo della comunicazione è quello di far fare, di far credere qualcosa a qualcuno e quindi di fargli fare qualcosa. C'è questa, diciamo, già nello schema di Jacobson, delle sei funzioni del messaggio, della lingua discorsiva, noi abbiamo appunto anche quello della conattiva, la funzione conattiva, che è lo sforzo di influenzare l'uditorio, il destinatario del messaggio. Quindi diciamo che sotto certi aspetti le tecniche di persuasione sono legittimate dallo scopo principale, dallo scopo primario della comunicazione, perché senza tecniche, senza, diciamo, un'attenzione alle modalità di trasmissione del messaggio, ovviamente non c'è alcuna possibilità di ottenere risultato. Il risultato è quello di far credere qualcosa a qualcuno perché faccia poi altre cose, faccia delle cose. Quindi far credere per far fare. Quindi il discorso allora diventa, come dire, più complicato, perché da una parte le fallacie sono uno strumento di persuasione, implicitamente. Dall'altra, e quindi sono in qualche modo legittimate, quindi confinano con le figure retoriche, e dall'altra invece sono delle tentativi di ingannare il destinatario, cioè fargli credere cose che non sono reali, quindi che non esistono, oppure quindi una rappresentazione falsa, fallace della realtà. Ora però, prima di affrontare questo tema, vorrei accennare al linguaggio. Il linguaggio è stata definita l'invenzione, diciamo, tecnologicamente più avanzata della storia dell'umanità. L'invenzione del linguaggio risale a 100.000 anni fa circa. Ora però noi sappiamo che fino ai circa 3.500 avanti Cristo, fino all'invenzione
della lingua cuneiforme, della scrittura cuneiforme, noi non abbiamo alcuna letteratura, alcun documento, ma abbiamo quella che Walter Ong, che ho indicato anche nella bibliografia, grande studioso di questa tematica così interessante, chiama oralità primaria. L'oralità primaria è l'oralità non accompagnata da nessuna forma di annotazione di scrittura. Questo è, come dire, un periodo lunghissimo, no? Quindi noi abbiamo alle spalle quasi, si può dire, 100.000 anni di oralità, quindi una produzione vastissima di lingue che poi sono scomparse, naturalmente, e sono evolute, poi sono scomparse, sono ricomparse in altra forma, eccetera. E quindi questo però ci fa riflettere sul modo in cui questa oralità possa essere rimasta in qualche misura nella scrittura, nella versione scritta del linguaggio, quando si comunica, naturalmente, ecco. L'alfabeto viene introdotto attorno al 1500 avanti Cristo nell'area semitica, nel Medio Oriente, non molto lontano dalla regione dei Sumeri, dove è stato introdotto appunto i caratteri cuneiformi, e l'alfabeto è senza vocali, è qualche semivocale, ma è senza vocali. Dopodiché però abbiamo il passaggio successivo, che è attorno all'VIII secolo, che consiste nell'introduzione delle vocali, e questo avviene in Grecia. Tra l'altro tutti gli alfabeti dell'area, addirittura anche il coreano, sono derivati dall'alfabeto semitico. Quindi c'è una derivazione, l'alfabeto greco naturalmente, poi l'alfabeto latino, e l'ugaritico, tutti gli alfabeti di quest'area derivano dall'alfabeto appunto inventato attorno al 1500 avanti Cristo. E dopodiché cosa accade? Accade che l'introduzione dell'alfabeto e soprattutto l'introduzione delle vocali ad opera dei greci ha avuto come effetto quello di modificare sia il pensiero che il linguaggio. Secondo gli studiosi sono stati tutti momenti di una rivoluzione importantissima, di particolare ricca di conseguenze, quindi l'invenzione dei caratteri cuneiformi, poi l'alfabeto e infine l'introduzione delle vocali. E questo ha permesso anche di ricostruire, diciamo, le modalità di elaborazione dell'Iliade e dell'Odissea da parte di studiosi già nel Settecento, Robert Wood ad esempio, il quale ha elaborato la teoria secondo la quale l'Iliade e l'Odissea sono figlie dell'oralità, cioè di una fase di oralità primaria, come direbbe Ong, in cui fondamentalmente si compone attraverso dei cliché, si compone attraverso delle formule che vengono ripetute e continuamente in varie forme, e quindi il poeta sostanzialmente non è altro che un assemblatore, no? Un assemblatore di pezzi già pronti, come con i prefabbricati, che vengono composti. In questo modo è possibile ottenere una poesia anche di notevole qualità, ma la sua elaborazione, cioè il risultato, è dovuto al fatto che in una fase di oralità, nell'oralità primaria, dove assolutamente non c'è alcuna possibilità di scrivere, non c'è la scrittura, allora non ci sono i dizionari, non c'è modo di controllare i termini che vengono utilizzati, allora l'unico modo per, diciamo, ricordare è la ripetizione che nel linguaggio, diciamo, nella scrittura, nel periodo quando subentra la scrittura, è considerato un difetto. Invece nel periodo in cui dominato dall'oralità, l'oralità primaria, cioè senza scrittura, la ripetizione è indispensabile. Indispensabile perché non c'è alcuna possibilità di ritrovare
il termine, se sfugge non riesce a recuperarlo. Chi parla naturalmente deve pensare a quello che sta dicendo dopo, e per dare continuità al discorso ripete, quindi ridondanza. Naturalmente tutto quello che si sa perché lo si ricorda, e se lo si sa perché lo si ricorda, perché si ricorre al ritmo innanzitutto, alle forme di allitterazioni, assonanze varie, quindi diciamo tecniche per facilitare la memorizzazione, per facilitare il ricordo, rendere facile quindi e tutto questo naturalmente, adesso detto in estrema sintesi perché richiederebbe una trattazione più approfondita, un argomento molto interessante questo, ma è evidente che noi possiamo constatare quanto siano queste qualità poi sono state trasmesse, rimaste nel testo scritto. Il testo scritto che è, tra l'altro, tessere, no? Il testo, la stessa etimologia, ma anche rapsoidein, cucire insieme, no? Cucire insieme pezzi che vengono connessi, già predisposti anche sul piano metrico, e quindi facili da ricordare e da ricomporre, come appunto come un poeta, come assemblatore. Altrimenti non si sarebbe riusciti a comporre poemi di questa complessità. Naturalmente bisogna riconoscere a Omero una memoria prodigiosa, certo, è chiaro, ma questa memoria prodigiosa non spiega evidentemente da sola il risultato ottenuto sul piano di questi due monumenti letterari che sono l'Ilia dell'Odissea. Quindi c'è una necessità di capire come il modo in cui vengono recuperati il sapere, che cos'è nell'oralità primaria. Il sapere è ricordare, ma non ricordare quello che si è visto, come nella teoria platonica della reminiscenza, dove l'idea è una configurazione visiva sostanzialmente, ma ricordare ciò che si è udito. E per ricordare ciò che si è udito bisogna che rimangano appunto questi elementi che sono, come dicevo appunto, la ridondanza, la stessa rima, che consentono appunto di conservare e recuperare la frase oppure i versi che interessano, che devono essere ripetuti. Quindi il sapere è sostanzialmente ricordare di aver udito, ma non è non ricordare di aver visto. Certamente qui le cose devono essere chiarite, perché ricordare di aver udito è altra cosa che ricordare di aver visto. E vediamo che ci sono le tracce rimaste nel testo, nei testi scritti, le tracce rimaste dell'oralità sono ad esempio il fatto, nel testo sacro, nella Bibbia ebraica, Yahweh parla, no? Vayomer parlò e disse al profeta, il quale profeta parla a sua volta alla gente. E quindi è la parola, sostanzialmente, la parola che ha potere. La parola non è una cosa come nella scrittura, un segno, qualcosa su una superficie, in uno spazio. La parola è qualcosa che muore nascendo. La parola esiste solo nella misura in cui fluendo muore, no? È evidente che è come il tempo. Il tempo noi lo spazializziamo appunto attraverso i calendari e gli orologi, ma il tempo non è il calendario, non è l'orologio. Il tempo è un continuum che non possiamo assolutamente, che possiamo suddividerlo, ma è un artificio. E così la scrittura, la parola detta e la parola scritta sono nello stesso rapporto che tempo e spazio, sostanzialmente. La parola scritta è parola spazializzata. E quindi io la posso vedere, la posso riconsiderare, è un oggetto, ma attenzione, allora la lettura consiste nel far rinascere la parola detta.
perché la vera, la parola autentica, la parola detta, non è la parola scritta. Se noi pensiamo, il testo orale, cioè il discorso orale deve, può essere sicuramente trascritto, dettato, no? Uno trascrive come se dettasse se stesso, dice adesso lo trascrivo, quello che ho detto lo trascrivo. Però quando qualcuno lo legge ad alta voce è come se lo facesse risorgere, è una specie di resurrezione, no? È quasi una sorta di ritorno quasi al momento in cui è stato pronunciato per la prima volta. Il discorso è qualcosa di totalmente, radicalmente diverso rispetto al discorso della parola parlata rispetto allo scritto. Poi, naturalmente, ancora oggi interagiscono perché sono connessi, collegati. Abbiamo però una oralità secondaria che è quella che coesiste con il testo scritto. Il testo scritto che naturalmente è molto comodo perché permette di ampliare il lessico, permette di avere un maggiore spazio per mentale, per accrescere le conoscenze che vengono accumulate all'esterno della mente e non più immagazzinate nella memoria come accadeva nell'oralità primaria, e quindi c'è sicuramente un progresso da questo punto di vista. Ricordate che Platone criticava l'invenzione della scrittura perché era, come dire, a suo avviso aveva il difetto poi di indebolire la memoria. La memoria, indebolirla e poi di impedire, come dire, con lo scritto non dava risposte. E bisognava rimanere sul piano del dialogo interattivo, quindi discorso tra persone che cercano la verità nel senso filosofico all'obiezione l'interlocutore risponde. Il libro invece è muto, il libro se contiene delle menzogne, queste menzogne non possono che rimanere, essere eterne, permanenti. Il fatto che temporaneamente però qui il discorso è molto complicato. Platone però al tempo stesso era nella sua città, nella sua repubblica, diciamo nella sua polis ideale, non vuole i poeti, che i poeti appartengono all'oralità primaria. Quindi allora come la mettiamo? Quindi tutto l'oralità primaria vuol dire che diciamo che la comunicazione avviene, diciamo, in un'atmosfera caratterizzata da emotività, da confronto, scontro, agonismo e quindi una conflittualità anche continua e un'interazione quindi conflittuale nella realtà che caratterizza l'oralità primaria, quindi qualcosa di emotivamente inaccettabile per Platone. Platone aspirava ad una trattazione analitica della realtà, e questo però era consentito dalla invenzione della scrittura, quella scrittura che poi per altri versi nel Fedro, nella settima lettera, dice no, perché sottolinea gli aspetti negativi, le conseguenze negative, no? E quindi, insomma, la posizione di Platone è abbastanza contraddittoria, tutto sommato, se ci pensiamo. Adesso io qua mi limito a un accenno. Ma il carattere agonistico della oralità è rimasta nella dialettica socratico-platonica, ad esempio, nell'eristica, è rimasta in termini molto, diciamo, anche se poi viene trascritto, il confronto è trascritto, non devo dimenticare che una delle tecniche di conservazione del sapere erano i proverbi nell'oralità primaria. I proverbi per i quali ad ogni proverbio c'era sempre il proverbio opposto. E quindi era anche lì una gara nel ritrovare o nel formulare un proverbio, diciamo, che dicesse il contrario,
come una sfida, perché l'impegno a sfidare, come gli indovinelli ad esempio, anche questi sono una caratteristica della ricorrente dell'oralità primaria, perché l'indovinello è appunto ha un carattere di sfida e di mettere alla prova l'interlocutore inteso come avversario, come per mettersi trovare, quindi ecco, quindi è una realtà che è difficile da recuperare interamente, quella dell'oralità primaria, proprio perché noi viviamo una letteratura diciamo di tipo una letteratura scritta, letteratura orale è un'espressione che on considera insensata, perché è come pensare all'automobile come a un cavallo senza ruote. E chiaramente non possiamo parlare di letteratura per riferendoci ad una fase in cui non c'è la scrittura, evidentemente, no? Quindi una fase successiva, e non possiamo quindi utilizzare i parametri della fase successiva per caratterizzare quella precedente. E allora letteratura orale è un'espressione priva di senso, sempre sotto certi aspetti si può condividere questo apprezzamento. Era quindi sostanzialmente abbiamo due mondi completamente caratterizzati in maniera molto diversa, uno fondato sull'udito e uno sulla vista, udito e vista, oralità e scrittura, tempo e spazio. Noi, recuperando l'analisi fenomenologica di Merleau-Ponty, è possibile, come ha fatto Ong, mettere diciamo in evidenza il fatto che noi siamo raggiunti dal suono anche senza la stereofonia, che ci viene incontro e ci avvolge completamente, mentre la vista invece è per forza analitica. Noi possiamo guardare cose diverse in momenti diversi, dobbiamo quindi guardarci intorno, no? Quindi non siamo immersi nella vista come siamo immersi nel suono, insomma. E quindi sono due modalità di esistenza, di essere messi, diciamo, di percezione della realtà completamente diversi. Con la vista abbiamo, e quindi con la scrittura, noi abbiamo la possibilità di oggettivare, di distanziare. Mentre nell'udito noi siamo immersi in questa materia sonora e coincidono, sostanzialmente siamo la stessa cosa, soggetto e oggetto vengono a fondersi, no? Quindi non c'è distanziamento. Invece con la vista noi abbiamo appunto il distanziamento, addirittura possiamo anche spazializzare e oggettivare il flusso temporale, come vi dicevo prima. Questo è abbastanza importante da sottolineare, perché per venire dal discorso che oggi ci deve occupare, la logica appunto presuppone la scrittura, perché la logica è l'analisi quindi del processo di comunicazione innanzitutto, e quindi per essere efficace deve poter disporre appunto della scrittura alfabetica, quella che appunto i greci hanno perfezionato con l'introduzione delle vocali, proprio per ragioni intrinseche. Quindi tra l'altro non sarebbe stata possibile la filosofia prima dell'invenzione dell'alfabeto e delle vocali. Questo è stato sottolineato da studiosi. E quindi, insomma, non è cosa da poco il fatto di avere questo retroterra, diciamo, dell'oralità e quindi dei vari passaggi di cui prima vi dicevo. E quindi la logica presuppone la scrittura è quello, lo strumento di analisi, presupposto, la condizione per analizzare
e analizzare il linguaggio e analizzare anche gli oggetti del mondo, prendendo le distanze dalla realtà esterna. Qui il discorso naturalmente riguarda noi percepiamo noi stessi, abbiamo la sensibilità propriocettiva, no? Cioè io sento ad esempio il mio braccio che si alza, ma abbiamo anche questa sarebbe la sensazione, mentre percepiamo quella sedia laggiù, perché non sono io, sono la sedia laggiù, è distinta da me, no? Quindi la distinzione tra sensazione e percezione, insomma, che è la conseguenza del distanziamento, è la conseguenza del fatto che si giunge all'analisi, si compie quindi il processo mediante il quale riusciamo a prendere le distanze e distaccarci. Naturalmente lo stesso concetto di passato e di futuro si modificano. Adesso non voglio essere troppo, esagerare nelle considerazioni, nei corollari di questo discorso. Ora, per quanto riguarda quanto noi veniamo nella comunicazione, quindi abbiamo oggi il dovere dire la verità, di cercare la verità e di argomentare in modo corretto. Nella fase dell'oralità l'obiettivo era quello di un confronto, quindi di vincere, di averla meglio e di sorprendere, di colpire. Non certo la ricerca della verità, insomma, non è il compito primario della comunicazione. Per quanto riguarda il compito del logico che si occupa di argomentazione, possiamo dire che tutto ciò che noi diciamo, che diciamo noi, oppure che le asserzioni che ascoltiamo dagli altri, da qualcuno, queste sono asserzioni che possono essere anche proposizioni, diciamo, innovative, no? Proposizioni innovative, che quindi fuoriescono dalla quotidianità, quindi che non si tratta di cose ovvie, sono cose nuove che noi non sapevamo prima, però queste asserzioni devono essere in qualche modo devono essere accettate, devono essere state, intanto se sono proposizioni di fisica devono essere state scoperte, no? Scoperte da qualcuno. Poi naturalmente bisognerà capire se possiamo accettarle oppure no. Allora, per un esempio, voi avete mai sentito parlare di Ramanujan, un matematico indiano che è morto negli anni 20, credo 1920, è stato a Cambridge, è stato accolto da Hardy, un famoso matematico. Ramanujan sosteneva che le proposizioni matematiche di cui poi verificava di cui dava offriva, diciamo, la dimostrazione, gli erano state comunicate da Namakkal, la dea Namakkal in sogno gli trasmetteva queste. Allora, naturalmente, questo è un aneddoto, ma al tempo stesso è la verità, perché risulta lui ha fatto queste dichiarazioni. Ma lo stesso Newton ad esempio, seduto nel giardino, cade la mela e gli viene intuisce la teoria della gravitazione universale. Quello sarebbe, diciamo. Allora, questi due contesti, queste due situazioni sono simili in che cosa? Sono simili nel fatto che si tratta del contesto della scoperta, il contesto della scoperta. Naturalmente, per giungere ad una approvazione di questa tesi, noi abbiamo bisogno di prove e abbiamo bisogno quindi della giustificazione. Il contesto della scoperta e il contesto della giustificazione non hanno niente a che vedere tra di loro. Sono due
come dire, aspetti separati, indipendenti, della, per quanto riguarda, diciamo, la, il processo di validazione di una, di una, di una proposizione qualsiasi. E quindi questo vuol dire che la giustificazione poi in cosa consiste? Consiste nel, reperire le prove di questo asserto, di questa asserzione, no? Reperire le prove vuol dire scrivere o comunque formulare le premesse che sono sufficienti per dimostrare, la verità della, di questa proposizione, che diventa la conclusione delle, premesse. Quindi le prove sono contenute nelle premesse e la, l'asserzione che viene presentata, comunque sia, pensata in sogno oppure qualunque sia il modo in cui viene scoperta, ha bisogno quindi di questa, di essere messa alla prova. Viene messa alla prova appunto attraverso l'individuazione delle premesse, cioè delle prove. Le prove del fatto che appunto le cose stanno in un certo modo. E quella proposizione diventa la conclusione delle, premesse, naturalmente, no? In questo modo noi l'abbiamo giustificata. Può essere una, naturalmente, che le premesse siano, naturalmente, possono essere vere o false. Se sono false, è chiaro che è inadeguata la, giustificazione, bisogna trovarne un'altra. Oppure ci può essere un problema di connessione tra le premesse e la, conclusione. Allora, in quel caso, abbiamo un problema di validità, non di verità, ma di validità. E adesso su questo poi vediamo degli esempi che spiegano la differenza tra validità e verità, che non è spesso viene, viene come dire, dimenticata. Ora, la fallacia genetica, come si è chiamata, è proprio quella quel tipo di fallacia che confonde il contesto della scoperta con il contesto della giustificazione. Einstein era ebreo. Naturalmente il suo nome è legato alla teoria della, relatività, e i nazisti, come sapete, considerarono questa teoria sbagliata, falsa. Perché? Perché Einstein era ebreo. Quindi fallacia genetica, per così dire, consiste nel considerare la verità o la falsità di una proposizione in relazione, mettendola in relazione al contesto della scoperta, quindi prescindendo da ogni giustificazione. Qui abbiamo la confusione tra contesto della giustificazione e contesto della scoperta. La teoria della relatività non poteva essere validata o considerata vera o falsa in base al fatto che Einstein fosse ebreo, ovviamente, no? Questo è banale. E allora invece qui abbiamo proprio una evidentissima infrazione, naturalmente, e abbiamo un classico esempio di fallacia ad hominem, no? Contro l'uomo. Beh, nel senso che si considera che una certa affermazione sia falsa soltanto perché è stata sostenuta da qualcuno che noi consideriamo in discredito, sul quale abbiamo delle perplessità, oppure che giudichiamo in maniera negativa. Ma in una, senza alcuna possibilità di giungere ad una conclusione soddisfacente, perché è evidente che lo capisce chiunque che non è possibile procedere in questo modo. Non è una dimostrazione della verità quello di fare riferimento al modo in cui è chiaro che ogni volta che noi diciamo, ad esempio, che il una persona che pronuncia o fa una certa affermazione e cerchiamo di colpire la persona che ha pronunciato una certa teoria, questo accade comunemente e viene, come dire, si incorre in questa fallacia genetica, la quale ha due aspetti, volendo, non solo ad hominem, ma anche ad verecundiam. La fallacia opposta consiste, verecundiam il timore, no? Ad verecundiam,
cioè sostanzialmente nel richiamarsi ad un'autorità che però non è pertinente nell'ambito in cui noi, ad esempio, è molto sfruttata e molto, diciamo, sfacciatamente praticata la fallacia ad verecundiam nei messaggi pubblicitari. Questo è noto, no? È noto che pretende di mettere in bocca ad uno sportivo molto noto oppure ad un attore anch'esso molto noto, anch'egli molto noto, e mettere in bocca un elogio o una descrizione il sostegno ad un prodotto, ad un'automobile, ad una bevanda o che so io, oppure un qualsiasi prodotto di consumo, evidentemente per il quale non è possibile considerarlo competente. Ecco, qui abbiamo l'opposto. Diciamo che una certa affermazione, nel caso ad hominem, una certa affermazione è falsa perché è riferita a qualcuno, quindi, e invece nella fallacia ad verecundiam si considera che una proposizione è vera perché la sostiene un'autorità. Ma il meccanismo è lo stesso, no? Se pensate, il meccanismo è lo stesso. Si evita di affrontare, quindi, con buoni argomenti, il problema della giustificazione. Giustificazione, noi dobbiamo affrontare il tema in sé, non evidentemente collegandolo con il contesto della scoperta. Quindi questo è molto importante, diciamo, non riguarda soltanto la scienza, sia ben chiaro, perché uno potrebbe pensare che questa avvertenza sia, come dire, pertinente solo in ambito scientifico. Invece no, non è così. Questa avvertenza dovrebbe, come dire, consolidarsi, diffondersi e diventare pratica comune anche nella comunicazione normale. Pensate in quanti casi noi accettiamo come per vere affermazioni che non hanno alcuna prova al loro sostegno. Purtroppo è vero anche che non è possibile procedere alla giustificazione di tutte le asserzioni che sopraggiungono, quindi è molto difficile. Però se vogliamo evitare le fallacie, e vogliamo, parlo in generale, poi naturalmente non è soltanto questa, e vogliamo, non vogliamo ingannare, non vogliamo essere ingannati al tempo stesso, dovremmo, ecco, praticare il più possibile lo sforzo di giustificare, di cercare una giustificazione. Qualcosa quindi deve, una cosa è stata detta e deve avere un fondamento perché possa essere accettata dai destinatari di questa. Ecco, quindi in pratica noi abbiamo questa distinzione importante. E diciamo subordinata a questa è la distinzione tra verità e validità. Le due cose sono molto, molto distinte. Anche qui la verità, in un ragionamento, ne abbiamo delle proposizioni, le quali possono, un ragionamento, ad esempio un sillogismo, può avere le proposizioni tutte vere ed essere non valido. Oppure ci possono essere proposizioni tutte false. Le tre proposizioni, premessa maggiore, minore e conclusione, vere, false, volevo dire, ed essere valido. Il sillogismo è valido. Quindi, per non cadere, io ho fatto degli esempi, il sillogismo, il primo, qui abbiamo un sillogismo categorico, tutti i mammiferi hanno i polmoni, le balene, tutte le balene sono mammiferi, quindi tutte le balene hanno i polmoni. Questo ha proposizioni vere ed è valido, perché è un sillogismo in Barbara, quindi proposizioni universali affermative. Il secondo è un esempio di sillogismo valido, che però, anche qui è valido perché in Barbara, ma le tre proposizioni sono false. Il terzo è un sillogismo misto. Nella premessa maggiore è ipotetico, poi ha un'affermazione categorica.
Se possedessi tutto l'oro della Banca d'Italia sarei ricco, non possiedo tutto l'oro della Banca d'Italia e quindi non sono ricco. Ecco, questo è, come dire, le tre proposizioni possono anche essere vere, no? Però si tratta di un ragionamento sbagliato perché, come vedete, abbiamo la negazione dell'antecedente. È la fallacia della negazione dell'antecedente. Purtroppo questo, come dire, questo ragionamento, questa fallacia è molto comune, consiste nel considerare valido un ragionamento per cui l'antecedente, abbiamo se P implica Q, P dunque P, se P allora Q, P dunque Q, non P implica non Q. E questo è, come dire, sbagliato, perché le due forme valide di ragionamento sono il modus ponens e il modus tollens. Il modus ponens è, se il gli stoici, no? Se il primo allora il secondo, ma il primo dunque il secondo. Se P allora Q, ma P dunque Q. Abbiamo due premesse e poi la conclusione. E il modus tollens è invece anche questa è una forma valida. Se P allora Q, non Q, dunque non P. Questo è valido come schema. Pensate che ci sono rapporti causali. Se c'è fumo, c'è fuoco. C'è fumo, dunque c'è fuoco. Modus ponens. Se c'è fumo, c'è fuoco. Non c'è fuoco, dunque non c'è fumo. Non potrebbe mai essere non c'è fumo, dunque non c'è fuoco. Perché potrebbe esserci un fuoco senza fumo, no? Non so se ho reso l'idea. Quindi c'è un rapporto causale sottostante in tutti gli esempi che vengono fatti, anche riportati dalla tradizione stoica, anche Sesto Empirico è pieno di, insomma, presenta molti esempi di questo tipo. E proprio per illustrare le forme valide del ragionamento e distinguere dalle forme non valide. C'è una forma che è di per sé valida, questa forma, no? Quindi, indipendentemente dal contenuto delle proposizioni, diciamo, contingenti che vanno a sostituire poi le variabili. Quindi, questo è una evidente, questa non validità si può cogliere anche ragionando semplicemente al di fuori di qualsiasi schematizzazione. È chiaro che qui invece quello successivo abbiamo tre proposizioni false: tutti i mammiferi hanno le ali, tutte le balene hanno le ali, quindi tutte le balene sono mammiferi. Ecco, qui abbiamo le due premesse false, la conclusione vera. Però il sillogismo non è valido perché, ma questo si può capire solo analizzandolo, perché viene violata la regola del medio. Il medio a avere le ali non è distribuito in nessuna delle due premesse e quindi il ragionamento non è valido. È vero, la conclusione è vera, ma il ragionamento non è valido. E quindi la verità, anche qui, è solo per chiarire quanto siano diverse i due piani, quello della verità e della validità, che non possono essere confusi, no? La stessa cosa accade con il sillogismo in cui anche la conclusione è falsa, che tutti i mammiferi sono balene, vedete in quello successivo, e qui abbiamo, anche qui, la non validità è data dal fatto che il medio non è distribuito. Cosa vuol dire il medio che non è distribuito? Faccio un esempio. Tutti gli uomini sono giusti. Tutti gli uomini sono giusti. Allora qui il termine soggetto è distribuito perché si riferisce a tutti. C'è il quantificatore tutti gli uomini. Ma giusti invece il predicato non è distribuito perché dovrei dire tutti gli uomini sono qualche giusto. Chiaramente in grammatica noi non mettiamo il quantificatore del predicato, però c'è. Quindi la logica ovviamente lo contiene implicitamente, c'è questo quantificatore. E così in generale, dato che il medio deve avere il medio,
Il medio funge da, appunto, da mediatore, e risponde, serve per connettere la premessa maggiore alla premessa minore e giungere alla conclusione. Perché gli uomini sono mortali? Perché sono animali e gli animali sono mortali. Capito? Quindi introduco il medio animali per arrivare a giustificare la mortalità dell'uomo, che è la conclusione, quindi, del ragionamento. E quindi giustifica il medio, quindi deve essere, come dire, comprensivo e estendersi a tutti, quindi essere distribuito in almeno una delle premesse. Ecco, l'esempio successivo, l'anima in tutto il suo essere è immortale, questo è un esempio di entimema, l'entimema. L'entimema in pratica è un sillogismo. L'entimema è un sillogismo che è stato decurtato di una delle due premesse o della conclusione. Qui l'anima in tutto il suo essere è immortale perché tutto ciò che è sempre in movimento è immortale. E qui è preso dal Fedro, famoso argomento del... Allora qui, se noi lo svolgiamo, diventa tutto ciò che è sempre in movimento è immortale. L'anima è sempre in movimento, la premessa, diciamo, la premessa minore, è quella che è stata soppressa nell'entimema e che ho messo in corpo. E la conclusione, quindi, l'anima è immortale. Come vedete, è un sillogismo valido, peraltro. Ecco, quindi, molto spesso, perché si ricorre? L'entimema è un strumento di persuasione. È uno strumento di persuasione perché, anche se non è una fallacia in senso stretto, perché obbliga l'interlocutore a essere attivo, deve essere attivo. Quindi sollecita un intervento e una collaborazione da parte del destinatario, del messaggio, che anche se non presenta particolari difficoltà, però sicuramente questo lo gratifica. Anche se in misura non... Ecco. E questo rende la comunicazione più facile e di maggiore successo, insomma. Questo è evidente. Un altro esempio, una nazione senza una coscienza è una nazione senza anima. Una nazione senza anima è una nazione che non può vivere. Allora, se noi andiamo a svolgere questo entimema, vediamo che qui era stato omessa la conclusione. Una nazione senza coscienza è una nazione che non può vivere, come conclusione. Quindi è stato introdotto. Allora, qui è chiaro, è come dire... ti do due premesse, metti tu la conclusione, no? La conclusione la metti l'interlocutore, evidentemente viene... Veniamo adesso alle fallacie formali. Le fallacie formali sono, gli esempi che vi ho fatto prima, sono esempi che servono per chiarire la differenza tra verità e validità e per rendersi conto che sono due cose diverse, sono due, diciamo, caratteristiche diverse di qualsiasi proposizione e quindi ragionamento. Le fallacie formali fanno riferimento appunto alle regole di costruzione dei ragionamenti che possono essere sillogistici o ipotetici e che vediamo insieme con degli esempi. Qui ad esempio tutte le azioni criminali sono atti malvagi, tutti i processi per assassinio sono azioni criminali, quindi tutti i processi per assassinio sono atti malvagi. Allora dobbiamo osservare che qui abbiamo evidentemente azioni criminali a due significati diversi nelle due premesse, no? Quindi abbiamo una quaternio terminorum. Un conto è dire che le azioni criminali sono atti malvagi, diciamo, sappiamo nel linguaggio comune, ad esempio un'effrazione, una rapina in banca, eccetera, sono azioni criminali. Ma i processi per assassinio sono azioni criminali nel senso che riguardano i reati che sono stati commessi, non che in sé sono delle azioni criminali. E quindi insomma, qui è fin troppo facile vedere l'equivocazione, la quaternio terminorum, è appunto l'equivocazione che interviene in un sillogismo e quindi laddove il medio assume due significati diversi. Molto spesso accade anche
Abbiamo qui ancora alcuni diamanti non sono pietre preziose, alcuni composti del carbonio sono diamanti, quindi alcuni composti del carbonio non sono pietre preziose. Qui abbiamo due premesse particolari e sappiamo che una delle regole del sillogismo è che deve avere almeno una premessa universale. Ecco, infatti. E perché chiaramente alcuni, la proposizione particolare è come dire almeno uno ma non tutti, ecco. Quindi chiaramente espone poi, non è possibile giungere ad una conclusione che è valida, insomma. Tutti gli esattori delle tasse sono prepotenti, tutti gli esattori delle tasse sono funzionari pubblici, tutti i funzionari pubblici sono prepotenti. Ecco, qui abbiamo il termine minore, che è funzionari pubblici, che compare nella premessa minore, che è distribuito nella conclusione, tutti i funzionari pubblici, vedete, ma non nella premessa minore, perché è predicato della universale affermativa e il predicato dell'universale affermativa non è distribuito di regola. E quindi diciamo che non è valido questo argomento. Poi ancora sillogismo ipotetico puro, qui è una sequenza che chiaramente è valido, applica la proprietà transitiva. Se gli uomini sono necessariamente buoni non hanno bisogno di leggi, se non hanno bisogno di leggi i giudici sono superflui, se gli uomini sono buoni i giudici sono superflui e lo schema è valido, non ci sono problemi. Oppure se durante una manifestazione qualcuno rimane ucciso la polizia fa sgomberare i manifestanti con la forza. Se la polizia fa sgomberare i manifestanti con la forza, questi organizzano una seconda manifestazione di protesta. Se durante una manifestazione qualcuno rimane ucciso, i manifestanti organizzano una seconda manifestazione di protesta. Quindi, come dire, lo schema è, indipendentemente da ciò che accade nella realtà, questo schema funziona. Il sillogismo ipotetico misto. Se M è ambizioso riuscirà nell'intento, ma M è ambizioso, dunque riuscirà nell'intento. Il sillogismo ipotetico misto si chiama misto perché la premessa maggiore ha una forma ipotetica, se, e invece la premessa minore ha una formulazione categorica, quindi non è diversa. La conclusione è categorica, quindi è, come dire, riconducibile evidentemente al modus ponens di cui vi dicevo prima, se il primo allora il secondo, ma il primo dunque il secondo, che è già gli stoici, i grandi logici stoici avevano già studiato e compreso perfettamente. Un altro esempio: se un numero divisibile per 9 allora è divisibile per 3, 99 divisibile per 9, 99 divisibile per 3. Ecco. Poi ancora, preso da Sesto Empirico contro i fisici, se una cosa si muove o nel posto in cui è o nel posto o in quello in cui non è. Ma non si muove né nel posto in cui è, dove già si trova, né in quello in cui non è, perché lì non si trova. Quindi nulla si muove. Capito? Allora qui applica sostanzialmente il modus tollens. La negazione del conseguente implica la negazione dell'antecedente. Ecco. È un esempio, no? Vedete? Se una cosa si muove, ma non si muove, eccetera, quindi nulla si muove. Gli scettici, chiaramente, conclusione, il nichilismo, l'impossibilità di giungere ad una conclusione. Ecco, un altro, se avesse voluto commettere un uxoricidio, avrebbe sottoscritto un'assicurazione per la moglie. Ha sottoscritto un'assicurazione per la moglie, quindi aveva intenzione di ucciderla. E questo, come dire, può essere risultato. Se noi abbiamo un caso in cui sospettiamo che le cose siano andate così, veramente, perché poi i fatti di cronaca spesso sono di questo tipo, allora noi siamo, sul piano psicologico, impressionati e indotti a pensare che le cose siano proprio andate così. No, dice lui, ha sottoscritto un'assicurazione per la moglie
e dopo lui, la moglie è morta, e quindi è facile sospettare che abbia, ecco, e quindi è molto. Allora, la fallacia ha anche questo di una caratteristica comune, è quella di riuscire convincente, persuasiva, però le premesse per giungere a quella conclusione hanno una rilevanza psicologica, non logica. Psicologicamente noi siamo, come dire, quasi costretti a dare il nostro assenso, no? A dare il nostro assenso ad una conclusione per la quale non c'è una dimostrazione, non esistono prove assolutamente, dal punto di vista logico nessuno ci può dire esattamente, anche perché qui c'è la fallacia del post hoc ergo propter hoc. Immaginiamo che noi siamo indotti, accade spessissimo, a trasformare una successione cronologica in un nesso causale, no? Del prima e dopo, e la causa precede l'effetto, e dunque c'è questa diciamo, propensione a trasformare la successione in connessione causale, relazione causale. Se noi prendiamo, c'erano gli antichi cinesi che pensavano che l'eclissi di luna fosse provocata da un drago che... E allora, per uccidere il drago, lanciavano dei corpi infiammati in cielo, e naturalmente aveva effetto, perché l'eclissi di luna non dura in eterno, no? E naturalmente erano indotti a pensare che la luna, quindi, riappariva, quando riappariva era perché loro avevano mandato. Quindi è un po' il discorso... anche le marce per la pioggia, no? Le preghiere, per carità, senza togliere nulla al valore della preghiera, che sempre però è evidente che è comune questa diciamo questo fenomeno è comunissimo, quello di mettere in, oppure di scambiare la causa per l'effetto. La causalità è molto frequentata. Pensate, c'era un riformatore dell'Ottocento che aveva osservato che i contadini che avevano le mucche, almeno una o due mucche, erano laboriosi, erano operosi, erano molto attivi, mentre invece chi non aveva neanche una mucca era oziava spesso e si ubriacava, insomma, pigro, eccetera. Allora il consiglio che fu dato, che si diede appunto nella sua analisi, il consiglio era quello di dare una mucca ai contadini che non l'avevano, dare la mucca, come se la mucca fosse la causa dell'essere operosi e dell'essere attivi, quando evidentemente non è così. Cioè, uno è attivo, allora ha la mucca, ma la mucca è una conseguenza, è un effetto, e quindi dare la mucca di per sé. Quindi è un esempio di scambio della causa con l'effetto, evidentemente. Oppure, non so, la balbuzie. La balbuzie, e naturalmente è sempre connessa alla timidezza, è come se la balbuzie fosse la causa della timidezza, no? Un ragazzo che ha difficoltà a comunicare con le ragazze, un giovane che balbetta, allora... qualcuno gli potrebbe dire, beh, tu guarda, prendi lezione di pronuncia, no? Lezioni di fonetica, e vedrai che poi dopo ti passa la timidezza e vieni e riesci ad avere una relazione serena con le ragazze, no? E invece anche questo qui possiamo dire invece che non è un problema fonetico, ma è semmai che sia la timidezza che la balbuzie hanno una causa comune, sono sintomi di un problema profondo, e quindi non è che con le lezioni di fonetica lui... Quindi anche lì il discorso è un fraintendimento, sempre relativo alla causalità, due fenomeni che tra i quali si istituisce una relazione causale infondata, quando invece i due fenomeni sono riconducibili a una causa comune, chiaramente.
Ecco, questo, poi gli esempi si potrebbero, la casistica è sempre molto, molto ampia e adesso mi vengono in mente questi, ma ce ne potrebbero individuare altri. Ecco, qui vediamo qualcosa di interessante. Tutto deve avere una causa. Ah, scusate, l'altro esempio. Se un paese è dotato di armi nucleari, agiranno come deterrente e avrà la pace. Se non ha armi nucleari, allora mancherà il deterrente e avrà la guerra. Qui commette, dal punto di vista diciamo formale, cioè l'errore della negazione dell'antecedente. Se un paese è dotato di armi nucleari, agiranno, se non ha armi nucleari, allora magari. Qui è la fallacia della negazione dell'antecedente. Perché ovviamente non è detto che se non ha le armi nucleari manchi il deterrente. Poi ancora, tutto deve avere una causa e ogni cosa deve essere ricondotta a una causa che la precede. Di sempre il discorso sulla causalità è sempre complicato, ma dato che è impossibile risalire all'infinito dall'effetto alla causa, deve esistere una causa non causata che è all'origine del processo. Qui abbiamo una conclusione, se guardate, che nega le premesse. Quindi possiamo dire che abbiamo di fronte alla fallacia della conclusione che nega le premesse. Come fa la conclusione a negarle? La conclusione dovrebbe derivare dalle premesse, non negare le premesse. E tra l'altro questo ragionamento rispecchia una delle prove, no? Spesso per dimostrare l'esistenza del primo motore, che non può essere mosso, ma dal punto di vista logico, abbiamo un ragionamento dove la conclusione nega le premesse, è in contrasto con le premesse. Ah beh, le eccezioni, sì, però la regola, questa è un'eccezione, diciamo che la causa non causata, si può anche dire che noi, però a questo punto possiamo dire qualsiasi cosa, ma attenzione, io non sto parlando dal punto di vista metafisico o teologico, sto parlando dal punto di vista formale, no? Sono due piani diversi, per carità, non è che voglio... No, anche perché non... No, però da voler essere proprio loici fino in fondo, no? Voler proprio puntualizzare, qui abbiamo una... E anche successivamente... deve essere possibile risalire all'indietro nel tempo dal momento che c'è sempre un prima di qualsiasi momento nel tempo passato, il tempo che ogni tanto riaffiora, ma dato che non si può retrocedere all'infinito deve esserci un inizio nel tempo che è Dio stesso, e qui esplicita in pratica il ragionamento precedente, ma possiamo fare lo stesso appunto, dire la stessa cosa, che c'è un conflitto. E poi dal punto di vista, dato che noi abbiamo la necessità di, cioè, l'infinito non si prende da nessuna parte, perché quando nella fase dell'oralità tutti questi ragionamenti non sarebbero stati possibili, perché devi avere a disposizione lo strumento di analisi, devi avere appunto un testo su cui riflettere e studiare. Anche le fallacie non sarebbero state individuate. Non avrebbe, perché di volta in volta si decideva se una certa cosa si poteva dire perché era necessario, se poteva garantire un certo risultato, allora era lecito. Non c'era nessuna propensione a considerare il concetto delle cose. I concetti delle cose non esistono. Esistono le cose particolari, esistono le persone, questo, quello, quindi esperienza diretta. Una, diciamo, un tipo di esistenza e che non ha niente a che fare con il nostro modo di essere. Una volta che abbiamo raggiunto, siamo vissuti, siamo nati in una società con la scrittura,
e il nostro cervello è stato plasmato secondo appunto queste le caratteristiche tipiche del pensiero analitico, che ha bisogno appunto della scrittura, anche se questa è, come dire, una tautologia. Qui vedete, abbiamo un esempio diverso. Tutto è mortale, ma Dio è immortale perché non è il tutto. Allora qui, tutto è mortale, Dio è immortale, Dio non è il tutto. Qui il problema nasce dal fatto che, allora, le premesse sono contraddittorie formalmente, perché tutto è mortale, però poi Dio è immortale. Allora che tutto è? Non è più il tutto. Beh, il tutto dovrebbe comprendere anche Dio, no? Che però non può essere incluso perché Dio trascende, Dio non è. Però se parliamo del tutto, il tutto dovrebbe comprendere anche Dio. Quindi il tutto, come dire, al limite potrebbe comprendere Dio se Dio fosse infinito, allora in questo caso, però fondamentalmente, se Dio è una totalità infinita, allora possiamo. Ma dobbiamo, io mi limito sempre all'aspetto puramente formale, diciamo che qui abbiamo le premesse contraddittorie. Mentre prima avevamo la conclusione che contraddiceva le premesse, qui abbiamo le premesse contraddittorie. Una proposizione empirica, cioè una generalizzazione dell'esperienza, sì. Una proposizione dogmatica. Dogmatica, sì, certo. È vero, c'è questa differenza. Certo, è verissimo. E comunque qui non è decidibile, dipende da cosa vogliamo fare. Vogliamo includere Dio? Allora però, come facciamo a dire Dio è immortale? Allora, non distinguere tutto ciò che esiste è mortale, tutte le cose sono mortali, ma ad eccezione di Dio, quindi abbiamo possiamo trovare una soluzione in questo modo, insomma. Però, così come viene formulato, obiettivamente, ha bisogno di una delucidazione, donde le definizioni. Le definizioni sono importantissime. Una volta, questo lo riferisce William James. William James andò in montagna a fare un'escursione con degli amici, poi capitò che si allontanò per un breve tempo, e quando ritornò trovò gli suoi amici che discutevano di una questione, che era la questione se lo scoiattolo, immaginando che ci sia un albero sul quale c'è uno scoiattolo, allora se il turista gira intorno all'albero, gira anche intorno allo scoiattolo? Questa era, alcuni sostenevano sì, gira anche intorno allo scoiattolo, e altri no. Allora James intervenne per dire: guardate che voi dovete chiarire il significato di girare intorno. Cosa intendete per girare intorno? È chiaro che se voi intendete per girare intorno il movimento che fa l'esploratore, il turista, quello che si vuole, in modo tale, e girando intorno all'albero, in modo tale che tra voi e lo scoiattolo c'è sempre il tronco dell'albero, è chiaro che non gira intorno, diciamo, non gira intorno allo scoiattolo, perché rimane sempre, come dire, separato dal tronco. Se invece voi intendete per girare intorno, trovarvi alla destra dello scoiattolo, poi diciamo la parte sottostante, poi la sinistra, poi davanti, eccetera, in quel senso è chiaro che non si può dire che, voi, che girando intorno all'albero si giri intorno allo scoiattolo. Quindi si tratta sempre di definire il significato delle parole e delle espressioni che si usano, per evitare appunto dispute puramente verbali. Ecco, la disputa può riguardare le cose, ma prima bisogna accertarsi che si tratti di una, che non si tratti di una disputa puramente verbale, perché allora quella si risolve, no? Quante volte nei dibattiti che voi ascoltate, se vi capita, rimanete esterrefatti dal fatto che gli interlocutori, le persone che discutono spesso di cose
che non hanno definito, per cui possono intendere qualsiasi, possono dare un significato qualsiasi, molto diverso, ma se non si intendono sul significato da attribuire alle parole, andranno avanti a discutere all'infinito senza risolvere nulla. E questo è il problema, uno dei problemi fondamentali, insomma, del confronto tra le persone. Per le fallacie informali, sulla fallacia genetica abbiamo già parlato, abbiamo chiarito, ad ignorantiam. La fallacia ad ignorantiam consiste nel fatto, ad esempio, quando noi abbiamo una proposizione, la consideriamo vera perché non è stata dimostrata falsa, oppure la consideriamo falsa perché non è stata mai dimostrata vera. Ma quante sono le proposizioni che non possiamo dimostrare vere o false? Quindi chiaramente questo è come dire, bisogna avere degli elementi anche di prova indiretti, perché ci sono molte proposizioni che noi, di cui noi non potremo mai accertare la verità o la falsità. Abbiamo degli indizi, molto spesso abbiamo degli indizi in base ai quali possiamo decidere se, ad esempio, è probabile che ci sia la vita su Marte, oppure abbiamo degli indizi per decidere che CO2 sta aumentando pericolosamente e quindi a un certo punto avverrà che noi ci troveremo in difficoltà, la vita sul pianeta diventerà, come dire, impossibile, anche se qui ci sono opinioni contrastanti, perché ho ascoltato un ricercatore recentemente, il quale della Fondazione Mach, il quale sostiene sulla base di dati molto precisi che CO2 in realtà è un fertilizzante ed è all'origine fertilizzante per le piante, per la vegetazione, ed è all'origine della crescita della superficie della superficie boschiva nel Trentino, ma in giro per il mondo, e questo mi ha sorpreso molto. Quindi, insomma, questa è una divagazione per dire quanto sia poi difficile stabilire che cosa è vero e cosa è falso anche sulla base delle conoscenze che si hanno e che si riesce ad acquisire. Ad hominem e avvelenamento del pozzo. Ecco, l'avvelenamento del pozzo e ad hominem sono parenti tra di loro. Se noi dicessimo che non possiamo ascoltare, questo mi pare in generale, un pentito, tutto quello che è un pentito, quindi dirà sicuramente cose false e cercherà di screditare qualcuno, e quindi non possiamo considerare quello che dice, perché quindi a priori decidiamo che un individuo o una classe di persone, può essere chiunque, i politici, i preti, oppure non so, qualsiasi altra insieme di persone, oppure i cattolici, come accade a volte nel mondo, i cattolici sono accusati di essere appunto al servizio del capitalismo, no? Quindi vengono individuati come bersagli i sacerdoti, purtroppo. Ecco, ma comunque, quindi questo è l'avvelenamento del pozzo, ecco. Quindi è una sorta di avvertenza preventiva, come dire, lì non possiamo, non ascoltatelo perché è un mentitore abituale, non ascoltatelo, no? Non che si accinge a parlare. Allora chiaramente l'interessato avrà difficoltà a farsi sentire. Ad populum, ecco, il populum naturalmente qui è un richiamo all'emotività. Siamo tutti italiani, quindi dobbiamo fare una certa cosa, no? Siamo ad populum, oppure quando noi diciamo, ci sono diverse versioni dell'ad populum, quando noi diciamo che un certo giornale è il più letto,
la maggioranza legge, no? E quindi si fa appello a quelli che sono ritenuti i pregiudizi o le propensioni della maggioranza delle persone, e quindi il patriottismo anche tipico della, ad esempio quando ci fu la cordata per salvare l'Italia ormai 20, più di 20 anni fa, il promotore della cordata, che tutti voi sapete, non è necessario che dica chi fosse il promotore di questa cordata, fece appello appunto all'italianità: siamo italiani, dobbiamo sostenere, e molti italiani appunto versarono un bel po' dei loro risparmi proprio in questa avventura per salvare l'Italia, che poi alla fine, come sapete, non è stato possibile, ecco. E c'era questo appello, dopo questo appello ha avuto successo l'appello, ma non la cordata, perché molti signori, molti investitori hanno perso parecchio e nessuno li ha più risarciti. Questo sono cose che risalgono a 20-30 anni fa, cioè, perché poi i tentativi di salvataggio dell'Italia sono moltiplicati, non so quanti miliardi praticamente sono stati spesi, per poi alla fine non risolvere nulla. Quindi insomma, ecco, l'ad populum è chiaramente una forma di una fallacia, perché non è chiaramente, esempi se ne possono trovare, ad misericordiam sapete, un fatto di cronaca molto grave, Benno in Alto Adige, che ha ucciso i genitori. Allora lui, adesso questa è una versione, come dire, dai giudici potrebbe chiedere di avere pietà di lui perché è rimasto orfano. È come dire, una battuta, ma quando Socrate si presenta nell'Apologia, no? Si presenta davanti ai giudici, dice che avverte che avrei potuto portarmi la moglie e i figli per impietosirvi, perché la mia processo, eccetera, eccetera, ma non l'ho fatto. No? Questa è, come dire, è un sottile appello ad misericordiam, è una specie di preterizione. No? Avrei potuto, intanto però lo ricorda ai giudici, e quindi, insomma, è ad misericordiam, ma naturalmente questo non vuol dire che l'appello alla misericordia sia sempre da schivare, sia sempre fasullo e sia sempre qualcosa di fallace. Ovviamente la solidarietà nei confronti di chi sta peggio di noi è doverosa, ma semplicemente, quindi, se chiedere l'elemosina spesso porta un cane oppure un bambino, oppure insomma, oppure utilizza una postura che non corrisponde esattamente per fingere una, diciamo, una menomazione fisica, no? Ma in questi casi ovviamente è tollerabile la misericordia, perché chi ha bisogno ovviamente può ricorrere alla ecco, ad Lazarum, ecco, questo e ad Crumenam sono due forme, due esempi di fallacia. Ad Lazarum, quando noi pensiamo, cioè chi ricorre all'idea che il povero abbia ragione proprio per il fatto che è povero, quindi come se ci fosse una sorta di garanzia del fatto che, essendo povero, non ha corrotto e non è stato corrotto, e quindi ma questo, la povertà di per sé non può essere un argomento, no? E chiaramente viceversa ad crumenam, cioè alla borsa, allora qui si suppone che chi è ricco abbia qualche motivo in più per imporsi e possa avere il diritto di essere ascoltato più di altri. È come dire che chi ha il 50%
o più di azioni in una società, solo per questo ha ragione lui, cioè, deve essere ascoltato, perché io ho il 50%, il 60% addirittura, quindi comando io, no? Chiaramente il fatto di essere ricco non è di per sé una prova della qualità migliore di quella persona. Al contrario, nella povertà, nella ricchezza, ecco, ad baculum, il bastone, ad baculum, ricordo, ci sono esempi famosi, Mussolini, il discorso alla Camera del 22, del novembre del 22, in cui dice che avrebbe potuto, dice, io avrei potuto chiudere quest'aula, trasformarla in un bivacco di manipoli, no? Questa, cioè, dire, voi, però non ho voluto, fino a questo momento non ho voluto, questa è una minaccia, come dire, guardate che rigate dritto e fate quello che dico io, perché altrimenti vi chiudo la bocca, come fece poi con Matteotti. E questo è ad baculum, l'argomento è la minaccia, il ricorso alla violenza, ma anche un attentato terroristico è una fallacia, perché di solito l'attentato terroristico è un messaggio che si invia a qualcuno, che lui sa, lui, cioè, sanno tutti e due, no? Come la strage di Bologna, ad esempio, oppure l'Italicus nel 74, sono evidentemente avvertimenti, oppure gli attentati dei primi anni 90, del 92 se non sbaglio, quelli, perché c'è il problema dell'attenuazione del rigore dei detenuti per mafia, no? E quindi si doveva ottenere qualcosa, e per ottenerlo si minacciava. È evidente che si tratta sempre di una minaccia, ma e qui è fallace, perché non si può, è fallace, però al tempo stesso è qualcosa a cui è difficile opporsi, perché pensate anche all'occupazione dell'Ucraina, evidentemente anche qui abbiamo una, Putin sta usando un argomento ad baculum, lo sta usando, diciamo, progressivamente e per piegare l'Ucraina al suo volere. È chiaro, no? Probabilmente la situazione è molto complicata, eccetera, ma qui abbiamo un'evidenza proprio di questo tipo. Poi ad lapidem qui nasce dal fatto che Samuel Johnson appunto sosteneva la tesi di Berkeley, esse est percipi, la materia non esiste, noi percepiamo le idee, però materia non esiste, perché parlare di materia vuol dire sostenere l'esistenza di ciò che, di cui noi non abbiamo alcuna percezione, ma è impossibile, dato che tutto il nostro sapere si riduce alla percezione, abbiamo tutto quello che sappiamo è percezione di idee, la materia per definizione è ciò che non si può percepire, che esiste indipendentemente dal fatto di essere percepita, e quindi è impossibile, no? È impossibile, questo è il ragionamento di Berkeley, no? Il Ase Philonaos, insomma, il trattato, molto, è un ragionatore finissimo a Berkeley, cioè la materia è ciò che sussiste indipendentemente dal fatto di essere percepito. Ma dato che tutto ciò che esiste, tutto ciò che sappiamo è, lo sappiamo perché lo percepiamo, evidentemente non è possibile sostenere l'esistenza della materia, cioè sostenere l'esistenza di qualcosa che sussiste indipendentemente dal fatto di essere percepito. Allora, quello che l'altro Boswell, se non ricordo male, che era in disaccordo con questa tesi. Ma come non esiste la materia? E diede un calcio a una pietra. Ti faccio vedere, no? La materia esiste, per questo ad lapidem. Cioè, tutte le volte che noi diciamo no, è così perché è così,
No, no, anziché sforzarsi di chiarire i motivi per cui la persona ritiene infondata la tesi che alla quale desidera controbattere, usa un mezzo, come dire, fa un'uscita sbrigativa e può dire: no, no, qua comando io, lo dico io. No, no, è così perché è così, è così perché lo dico io. È così perché lo dico io. E quindi la fallacia ad lapidem, a volte capita, no, di trovarsi in una situazione anche in qualche, qualsiasi posto ci si trovi, c'è una discussione e si fa una domanda e si fa un'obiezione ragionevole, molto razionale, mostrando come per raggiungere un certo risultato ci sia un metodo alternativo. Il destinatario, già irritato per il fatto che ci possa essere, come dire, qualcuno che ha individuato un percorso diverso, può dire: no, no, qui si fa così. Vediamo che sia un locale pubblico, no? Qui si fa così. E questo è un'applicazione dell'argomento ad lapidem, perché appunto dà un calcio, dà, come dire, adesso basta. Ecco, ad antiquitatem, ad nauseam è la ripetizione. La pubblicità ricorre in maniera spudorata a questa tecnica della ripetizione, riproposizione, perché l'effetto luciferino in cosa consiste? Nel fatto che si determina l'impressione che quella cosa che viene ripetuta una volta, tempo prima, era stata dimostrata vera e adesso viene solo ripetuta. Invece, risulta, come dire, può suggerire di essere vera, quindi c'è questa suggestione, questa impressione, solo perché è ripetuta continuamente. Una cosa ripetuta a iosa, alla fine, e intanto si installa come una specie di schema nella mente di chi riceve il messaggio, ma inoltre suscita la convinzione che una volta sia stata dimostrata vera. E che adesso viene semplicemente ripetuta. Però provate a pensare che anche il ricorso agli slogan si spiega anche per questo, perché lo slogan si presenta come una formula che può essere solo ripetuta e che si evita accuratamente di dimostrare, perché richiederebbe tempo, energia, e i media non permettono. I media devono girare in fretta. La parola viene data, ma solo per pochi secondi. E il politico è costretto, o chi è intervistato, o chi deve intervenire in un dibattito, è costretto a contrarre in pochi secondi un discorso che ne richiederebbe invece mezz'ora, un'ora. Ecco. E è quindi il contesto anche che produce una situazione in cui è facile cadere in queste fallacie. Ad antiquitatem e ad novitatem, naturalmente, consiste nel considerare valido e accettabile solo ciò che è antico, o viceversa solo ciò che è nuovo. Quindi, che naturalmente anche qui non ci sono ragioni per sostenere che le cose antiche fossero più valide. Allora, il sostenitore, il laudator temporis acti, come si dice, no? Ricorre a un argomento. L'argomento è questo: se questa cosa fosse buona, sarebbe già stata inventata, sarebbe già stata introdotta, si sarebbe già affermata. Ma dato che è nuova, allora questo è già di per sé un argomento per respingerla. Viceversa, chi sostiene la bontà di ciò che è nuovo, che non è mai stato, dirà naturalmente che deve essere accettata perché è necessario atteggiamento, quindi completamente opposto rispetto a quello all'altro. La fallacia, il giocatore d'azzardo, ecco, guardate, riguarda non soltanto chi gioca d'azzardo, riguarda anche le persone, diciamo, nella quotidianità. Vi è mai capitato di pensare che una, mettiamo
di pensare che non sia assolutamente possibile che ad un guaio ne segua un altro e un altro ancora. Prima o poi questa sequenza avrà un termine, perché deve esserci nell'universo una legge di compensazione, per cui a un certo punto il corso delle cose si inverte, da negativo diventa positivo, no? E come il dottor Lazzardo dice, ma questo prima o poi questo numero uscirà, non è mai uscito, sono anni che non esce, e invece no, perché non c'è nessuna motivo per cui si debba pensare che un numero uscirà perché non è uscito tante volte precedentemente. Non c'è, il caso esclude questo, la casualità è proprio questo, cioè che non si può assolutamente prevedere sulla base di questi ragionamenti fondati sulla necessità che ci sia un equilibrio in qualche modo che si ricostituisce, che possa quindi essere soddisfatto questa attesa della... Non c'è nessuna ragione, il caso per definizione. Visto che la signora teologica è uscita, si potrebbe anche osservare che è una situazione simile a quella del risalire all'infinito, no? Nella terza via di Tommaso, che dice in un tempo infinito indietro tutti gli esseri possibili potevano non esserci. Sono tutti ragionamenti molto astratti, questi ragionamenti molto astratti che dimostrano che ad esempio nella fase dell'oralità non sarebbero stati possibili, che richiedono appunto un'analisi che senza il testo non è possibile praticare, insomma. E poi ancora diciamo che il Ignorazio Elenchi, io cito qui il fantoccio uomo di paglia, anche questo è molto interessante. Ignorazio Elenchi vuol dire non sequitur, cioè praticamente tutte le fallacie potrebbero essere delle ignorazio Elenchi, tutte potrebbero essere dei non sequitur, cioè vuol dire da quelle premesse là questa conseguenza, questa conclusione non si può trarre. Cioè quelle premesse non sono sufficienti, non giustificano, appunto la giustificazione, non giustificano questa conclusione. Il fantoccio uomo di paglia consiste nell'attribuire a un interlocutore una tesi che non ha mai sostenuto e poi combatterla. È molto frequente anche questo. È molto frequente. Diversi esempi nel collegio. Ah sì? Sì. Cioè tu distorci o estremizzi quello che lui ha detto una volta e poi glielo rifacci, ma in realtà non l'ha mai detto. C'è una collega che si propone come maestra di logica, diciamo, che usa spesso... Evidentemente ha imparato la tecnica, ma per uso, suo uso e consumo. Chiaramente bisogna poi, rispondere. Cioè, la persona che è avvertita può sempre controbattere e dire, ma io non l'ho mai detto questo. Però occorre sempre presenza di spirito. Ecco, altra cosa da ricordare è che è proprio nel clima agonistico, no, di contrapposizione che era presente nella fase dell'oralità, era rilevante la prontezza di spirito, quindi botta e risposta. E evidentemente invece nella cultura, nella cultura dove abbiamo la scrittura, testo scritto, eccetera, qui abbiamo una maggiore propensione all'analisi, alla riflessione, e quindi è venuto meno probabilmente la capacità di reagire in modo efficace. E, non so se mi sono spiegato, cioè le fallacie possono fare breccia proprio nella misura in cui noi abbiamo la capacità sia di elaborarle, sia di recepirle e di riconoscerle. Ma questo accade molto nel discorso orale, anche nell'oralità secondaria, anche se naturalmente in questo contesto è più difficile riconoscerle, perché
certe fallacie richiedono invece un'analisi, no? Avere un testo che ti permetta di fare una riflessione posteriore, individuarle. Sempre questione di allenamento, è chiaro, di studio, di riflessione, non è una cosa banale questa, evidentemente. E abbiamo un esempio di Fantoccio, uomo di paglia. Dovremmo forse dare il voto a uno schieramento di destra che ha intenzione di smantellare la sanità e la scuola, lasciando che i cittadini vadano alla deriva, nella desolazione, nell'estrema insicurezza? Chiaro, questo è un esempio, no? Dovremmo forse votare la sinistra, che non ha mai messo limiti alla pressione fiscale? Non è vero. Neanche prima, l'esagerazione, violando il principio della proprietà privata, pur di fare della spesa pubblica un ammortizzatore sociale, e che ci ha portati al disastro dell'attuale debito pubblico. Ecco, quindi qui poi possiamo individuare chiaramente la parentela del Fantoccio uomo di paglia con l'attacco ad hominem, con la fallacia ad hominem, chiaramente. Fallacia di presunzione. Vi dicevo prima, l'ignoranza elenchi è in realtà una categoria in cui possono rientrare tutte le fallacie, perché, come dire, indica l'inesistenza, cioè la non esistenza di un nesso accettabile tra le premesse e la conclusione. Quindi sostanzialmente segnala il fallimento della giustificazione. Non c'è giustificazione. Questo è il non sequitur. Petitio principi è la ripetizione, è il circolo, no? Dobbiamo essere virtuosi, perché la virtù è un principio fondamentale, oppure quindi ripetere, no? Diciamo una cosa, facciamo un'affermazione in cui il definiens e il definiendum sono sostanzialmente coincidono, abbiamo una dobbiamo essere buoni perché il bene è una perseguire il bene è una virtù, il buono è questa, chiaramente è un circolo vizioso, no? Post hoc ergo propter hoc, l'abbiamo esaminato prima, la causalità. Ecco, cum hoc ergo propter hoc, anche qui c'è il fatto di essere insieme, vengono considerate un rapporto causale, in realtà invitano, inviano magari ad una causa comune. La causalità semplificata, ecco, la causalità semplificata è una, come dire, un fenomeno che può ricorrere a misura in cui si volutamente si ignorano le cause molteplici di un fenomeno e si pretende di indicare un'unica causa che quindi funge, come noto, funge da capro espiatorio. Ad esempio, immaginate che, ad esempio, che ho avuto già modo di formulare, molto semplice, il debito pubblico, no? Il debito pubblico è un problema, naturalmente, gigantesco, in misura anche il debito è gigantesco, è nostro. Ma quando si va a cercare di individuare le cause, allora di solito si sottolinea si indica soltanto prevalentemente una categoria. Ad esempio possono essere gli evasori fiscali, no? Gli evasori fiscali sono indicati come la categoria, come la causa principale. Quindi la causa principale, la causa unica, si potrebbe dire, perché se noi potessimo sconfiggere, spesso si fanno questi discorsi, no? Sconfiggere l'evasione fiscale, avremmo una riduzione fortissima del debito, eccetera. Ma in realtà sono molti i fattori che concorrono a determinare il debito pubblico, come è ovvio e noto, e quindi non possiamo indicare soltanto l'evasione fiscale. Ad esempio potrebbe essere anche la pressione fiscale, perché la pressione fiscale potrebbe indurre, ad esempio, molti soggetti che hanno
che hanno un reddito elevato a esportare i capitali, quindi o addirittura a delocalizzare. Gli imprenditori potrebbero essere, come dire, quasi incoraggiati a delocalizzare. Quindi, e poi ci sono le elargizioni a fondo perduto, diciamo le truffe, ci sono tanti, ad esempio gli emolumenti eccessivi a livello apicale, tanti fattori. Però sì, la semplificazione permette di individuare appunto un capro espiatorio per avere una rappresentazione appunto più facile da gestire. Accidente. Ecco, l'accidente è la fallacia per cui si dice, si considera una regola generale come non soggetta ad alcuna eccezione. Esempio classico, quando noi diciamo qualcuno se il prestito di un'arma, allora io ricevo in prestito un'arma da parte di una persona che però nel frattempo impazzisce. Per esempio platonico, no? Nel frattempo impazzisce. Allora devo restituirgliela? O devo aspettare a restituirgliela? Cioè, perché se è impazzito, allora io gliela restituisco, ma commette un delitto, poi dopo posso essere responsabile, no? Cioè, in virtù, devo restituirgliela in base al principio per cui ciò che è stato prestato deve essere restituito, oppure non devo restituirla perché per non rischiare che il destinatario sia tentato o comunque commetta dei crimini. Oppure la regola, il non rubare, ad esempio anche questo è Eutidemo, no? Con Socrate è Eutidemo. Non rubare è una regola che vale, o non uccidere, ma sono regole che certo valgono, ma nel caso in cui io dovessi dar da mangiare ai miei figli, posso rubare, sono autorizzato, certo, e questo, come dire, se lo negassi, commetterei la fallacia dell'accidente. Cioè, negare che ci siano circostanze in cui è inevitabile sospendere la validità di una regola o di una norma. È chiaro? Il buon senso, no? Oppure non uccidere in guerra. Tu cosa fai? O se non vuoi essere ucciso, sei costretto a uccidere. È triste, ma è così. Quindi Kant dice, su un preteso diritto di mentire per amore dell'umanità, no? Quel famoso saggio, dice se per cui c'è un tale che è rincorso da uno che lo vuole uccidere e trova rifugio in una casa e che lo accoglie, lo fa accomodare, chiede di essere, come dire, di farsi proteggere, arriva l'inseguitore e chiede al proprietario della casa se ha visto un tal dei tali, perché lui lo vuole ammazzare. Allora lì ci fu una querelle tra Kant e Benjamin Constant, no? Perché Benjamin Constant sosteneva che il proprietario della casa deve mentire. È logico che non può dire sì, è qui, guarda, è qui, vieni, infilzalo. No. Non può, è ovvio, come dire, forse, ecco qui, in base appunto al fatto che c'è una regola, sì, però diciamo di non mentire, però in questo caso lui è autorizzato a mentire. Invece Kant dice no, non deve mentire, deve dire la verità anche in questo caso. Perché? Perché se mente, distrugge la fiducia, il legame che sussiste e che sulla base del quale tra gli esseri umani una società può sussistere. Quindi sostanzialmente ne fa una questione veramente molto seria e dice che ammettere la possibilità di mentire vuol dire preparare la strada alla dissoluzione del vincolo sociale.
cioè una cosa piuttosto seria. E allora qui abbiamo, potremmo dire che Kant, se volessimo, commette la fallacia dell'accidente, cioè non riconosce che possano esistere situazioni nelle quali obiettivamente si può essere d'accordo sul fatto che una certa norma possa essere sospesa, possa essere eccezione, no? Perché comunque lui stesso teorizzava che ci vuole un tempo infinito per far congiungere felicità e virtù, no? Per cui però lì devi prendere quel principio, si dovrebbe poter ammettere che l'obiettivo è quello, ma in questo caso devo mettere un'eccezione, no? Invece ragionava come se non ci fosse il tempo. Esattamente, sì. Come se fosse un principio astratto fuori del tempo, dello spazio, quasi, cioè una cosa assolutamente su un preteso di diritto di mentire per amore dell'umanità. Quindi l'umanità può esistere soltanto se c'è la fiducia. La fiducia viene calpestata ammettendo la possibilità di mentire. Insomma, sai, Kant è veramente, tutti si tolgono il cappello per Kant, però a volte bisogna anche avere il coraggio di sottolineare le inadeguatezze, perché anche se un grande filosofo, anche Omero dormita, no, com'era, sonnecchia, non è che perché uno è grande debba per forza essere sempre incensato, eccetera. Quindi poi dopodiché abbiamo l'accidente converso è il contrario. Mi spiego. Consiste nel prendere un caso particolare e nel trasformarlo in una regola generale. Ad esempio, chi sostiene, un esempio banalissimo, ma un tale potrebbe sostenere che suo nonno fino ai 100 anni fumava come un turco ed è stato benissimo, quindi fumare non procura nessun danno. Che fa ridere, perché sappiamo invece che quindi è chiaro che qui noi non possiamo trasformare un caso singolo in una generalizzazione. Quindi si parte dal caso singolo per alla generalizzazione, ma ognuno poi parte da se stesso, oppure da qualcuno che conosce bene. Io però ho saputo che, no? Come adesso, anche quando si discute della società russa, eccetera. C'è sempre qualcuno che sostiene che i russi sono in un certo modo perché lui conosce un russo che è così. Ma naturalmente questa diatriba in cui è consigliato non entrare perché si rischia sempre di essere fraintesi, no? Questa a causa della guerra, della cattiveria dei russi o del fatto che i russi debbano essere scusati, eccetera. Quindi è sempre possibile. Ecco, poi plurium interrogationum, ecco, diciamo che le domande complesse, c'è un esempio goliardico, un po' goliardico, che dice: quando hai smesso di picchiare tua moglie? Allora presupporre che abitualmente tu picchiavi tua moglie, e ti chiedo in più la domanda: quando hai smesso? È un po' così. Naturalmente ci sono anche, oppure sono l'esempio che riporto io qui, sono io la causa del tuo malumore? Allora tu vuoi sapere se sono di cattivo umore, e poi vuoi sapere anche se io sono la causa. Quindi dai per scontato, quindi si fa passare una certa affermazione come se fosse appunto assodata, essere di cattivo umore, e poi mi chiedo appunto, oppure in quale momento della tua vita hai deciso di cambiare idea in proposito? Quindi si dà per scontato che uno abbia cambiato idea, e poi gli si chiede in quale momento l'abbia fatto. Quindi sono delle insinuazioni, no? Insinuazioni, insomma. Le domande falsamente dicotomiche. E qui abbiamo un argomento piuttosto ampio che riguarda il dilemma, dicotomia, la distinzione, la divisione in due. Napoleone III, statista illuminato o protofascista?
Martin Lutero, riformatore rivoluzionario. Garibaldi, è stato un ateo miscredente o un eroe immacolato? Il falso dilemma. Allora, il dilemma si può dire che sia sempre falso, per certi, perché è una falsificazione della realtà. È una semplificazione e quindi una falsificazione, perché tra due estremi noi dobbiamo immaginare che ci sia una serie di posizioni, quindi in un continuum, e che ci impedisce di rappresentare la realtà come la base di due poli contrapposti. Questo in un ambito agonistico, quindi di lotta, di confronto e di, in cui le persone combattono per avere ragione, per imporsi, è chiaro che il dilemma funziona perché fondandosi sulla polarizzazione, questa polarizzazione corrisponde perfettamente alla divisione del campo in due schieramenti. Quindi cos'è il settarismo? Noi abbiamo sempre ragione, loro, noi, loro. Allora, la dicotomia è proprio questa, una dicotomia che è di tipo anche sociale, nel senso che la società è divisa in due gruppi ed è una contrapposizione, la polarizzazione, la contrapposizione, e naturalmente però è tutte le, diciamo, l'argomentazione che si elabora in una situazione del genere è viziata in partenza. Iniziato in partenza, perché non c'è, come dire, una possibilità di... non è una rappresentazione veridica delle cose, della situazione, della realtà, ma è già in partenza una falsificazione. Io se mi permetto di citare Filosofia del Dilemma, che... insomma, è una trattazione piuttosto ampia su questo tema, trattando l'aspetto logico e anche l'aspetto morale, cioè i dilemmi morali sono, ecco, ci sono naturalmente situazioni in cui abbiamo via d'uscita e rispecchiano naturalmente la cogenza della logica. Ad esempio, c'è una, per dire come questo il dilemma possa tradursi poi in una situazione terribile. Jim, questo è un esempio di Bernard Williams, no? Che è un filosofo morale inglese, già deceduto ma molto importante nel Novecento, il quale fa questo esempio. C'è Jim è un turista europeo, va in un paese dell'America Latina e capita in una piazza dove assiste a una scena non molto piacevole, vede c'è un capitano che comanda un plotone di esecuzione, sta per uccidere portare ad esecuzione un 20 indios che sono allineati lungo il muro, questi 20 indios, e Jim chiede per quale motivo. Dice: no, quale reato hanno commesso? No, nessun reato, solo che ci sono state sommosse nei giorni precedenti e io ho avuto l'ordine di dare una lezione, quindi ne abbiamo presi 20 a caso e li abbiamo messi al muro. Però se tu, per onorare questa tua visita, ne uccidi uno, io risparmio gli altri 19. Quindi, insomma, capite? Quindi il dilemma, naturalmente, se il capitano o l'ufficiale, quello che è, consegna a Jim la responsabilità di decidere se debbano essere uccisi tutti e 20, oppure se, uccidendone uno che lui non conosce, che quindi ha ripugnanza a uccidere perché non è possibile uccidere così a sangue freddo, può salvare gli altri 19. Vedo. Quindi la soluzione quale sarebbe? Ecco, bravissima. Certamente la presenza di spirito estrarre, sì, uccidere l'ufficiale.
E purtroppo però queste situazioni, adesso io non voglio espandermi troppo perché altrimenti diventa, come dire, troppo lungo il discorso, ma situazioni, diciamo, di questo, simili a questa, in cui veramente ci sono, presentano una difficoltà operativa di uscire, in ogni caso, ecco perché ci sono naturalmente due cosiddette ipotesi per uscire, ma entrambe comportano naturalmente rappresentano un ostacolo non indifferente. È chiaro che questo. Ora, il falso dilemma, io qui ho fatto un esempio della felicità, se la felicità si può conseguire senza conoscere la verità, allora non si sa se e perché si è felici. Se la felicità non si può conseguire senza conoscere la verità, allora la felicità sarà irraggiungibile perché la ricerca della verità è infinita. Quindi o non si sa se e perché si è felici, o la felicità è irraggiungibile. Ora, chiaramente, la felicità senza conoscere la verità, senza sapere se e perché si è felici, è possibile. Quindi si può rispondere in tanti modi a questo dilemma. Sono estremizzazioni alle quali si può rispondere. Il dilemma di solito, o prendendolo per le corna, ad esempio, se la felicità si può conseguire senza conoscere la verità, allora non si sa se e perché si è felici. Invece è possibile sapere se e perché si è felici anche se non si conosce la verità, senza conoscere la verità. Quindi si prende per le corna e si mette in discussione il nesso, insomma. Oppure si passa attraverso le corna, oppure si può formulare un controdilemma. Come nell'esempio che riporto successivamente, nell'aneddoto della madre greca che sconsiglia il figlio dall'intraprendere la carriera politica e gli dice, se dirai la verità, gli uomini ti odieranno. Se mentirai, gli dèi ti odieranno. Ma dato che dovrei dire sia il vero che il falso, sarai necessariamente odiato dagli uomini e dagli dèi. Sarai odiato dagli uomini se dirai la verità e sarai odiato dagli dèi se dirai il falso. Allora, per rispondere a questa, vedete come mette con le spalle il dilemma, mette con le spalle al muro, no? E colui al quale viene indirizzato. È come se ci fosse via d'uscita, una sorta di, come se fosse imprigionato. Allora il figlio risponde con un controdilemma. Il controdilemma è naturalmente il opposto e simmetrico. Se mentirò, gli uomini mi ameranno. Se mentirò, gli uomini mi ameranno, perché gli uomini amano la menzogna. Se dirò la verità, invece, mi ameranno gli dèi. Quindi, dato che dovrò dire sia il vero che il falso, sarò comunque amato. No? Dei e uomini, anche se per motivi diversi, mi ameranno, quindi dovrò essere. E sono, diciamo che questi dilemma e controdilemma qui sono l'uno complementare all'altro, e si completano, non sono incompatibili, perché sono come due facce della stessa medaglia. Invece, il caso di Protagora ed Euvatlo, lo conoscete forse questo, Protagora ed Euvatlo. Allora, Protagora è un maestro, è un filosofo, è il sostenitore della tesi per cui l'uomo è misura di tutte le cose, no? Questa è la storia del pensiero antico. Protagora dà lezioni a Euvatlo di retorica. Vuol dire, insomma, gli insegna l'arte della persuasione, perché questa è la retorica, l'arte della persuasione. E poi, dato che Euvatlo non aveva mezzi per pagare le lezioni ricevute, Protagora gli dice: guarda, non appena avrai vinto la tua prima causa, mi pagherai. Aspetta un po' di tempo, quello non si faceva vivo, allora Protagora lo cita in tribunale. Lo cita in tribunale e a questo punto, perché? Perché vuole essere pagato. Vuole essere pagato. Cioè, finalmente avrà diritto appunto alla ricompensa che ha dato tempo a Euvatlo, però a un certo punto, ecco. Allora, qual è, diciamo,
Protagora mette le mani avanti e dice e fa questo ragionamento: se il giudice mi darà ragione, Euvatlo dovrà pagarmi in base al verdetto del giudice. Se invece darà ragione a Euvatlo, lui mi dovrà pagare in base al patto, perché avrà vinto la sua prima causa. Dunque, che io vinca o perda, Euvatlo mi deve pagare. Allora, Euvatlo si difese, anche in questo caso abbiamo un controdilemma, dice, se il giudice mi darà ragione, non dovrò pagare in base al verdetto. Se invece darà ragione a Protagora, non dovrò pagare in base al patto. Perché se darà ragione a Protagora, non avrò vinto la prima causa e quindi non ho il dovere di pagare. In nessun caso dovrò pagare l'importo. Come fanno ad andare d'accordo? Evidentemente hanno una posizione contrapposta, chiaramente. Il problema è che, come anche Boniolo e Vidali nel loro manuale hanno giustamente puntualizzato, l'equivoco consiste nel fatto che il processo in cui Protagora cita Euvatlo non potrà mai essere considerato la prima causa. Non c'è una causa precedente in base alla quale, quindi che Euvatlo abbia sostenuto o comunque sia andata, che possa poi essere citata in quel contesto. Non c'è. Quindi quella non è la prima causa, non è improprio considerarla. Quindi c'è un errore evidentemente di entrambi, sia di Protagora che di Euvatlo. Alla fine poi il giudice deve considerare che Protagora ha dato una prestazione, quindi ha istruito Euvatlo, e Euvatlo non può sottrarsi. Euvatlo appena potrà dovrà pagarlo, ma non potrà essere quella la prima causa in base alla quale si decide che Euvatlo poi dovrà pagare Protagora. Euvatlo dovrà istruire delle cause per conto suo, cercare di vincerne una e poi dopo pagare Protagora. Quindi, ecco, ma diciamo che, grosso modo, sì, insomma, la situazione è chiara. L'altro esempio, che è anche questo meno noto, di Corace e Tisia. Corace è il maestro e Tisia è un discepolo. E allora Corace, proprio come il suo manifesto, è quello, dice, io insegno l'arte di persuadere chiunque su qualsiasi argomento. Io sono capace di persuadere chiunque su qualsiasi argomento. E diciamo che accetta che Tisia sia in grado di persuaderlo a rinunciare al compenso. Oppure non può mantenere la promessa. Chiaramente Tisia può, rivolgendosi a Corace, gli dice che se io non sono, gli sostiene in pratica questa tesi, se io non sono in grado di persuaderti che non ti devo nulla, che non devo pagarti, perché il problema poi è sempre quello di e allora se non sono in grado vuol dire che tu hai promesso di insegnare l'arte di persuadere chiunque su qualsiasi argomento, ma in modo fallace. Quindi in realtà io ho diritto di oppormi al dovere di pagarti proprio per questo motivo, no? Non ti devo il compenso. Quindi non hai mantenuto la promessa. Allora, se io non riesco a persuaderti del fatto che non ti devo pagare. Quindi questo significa che tu hai fallito come maestro di retorica e quindi io sono autorizzato a non pagarti. È chiaro che anche qui abbiamo naturalmente una cosa. Andrebbe anche qui approfondita di più, ma è una situazione, diciamo, in cui difficilmente Corace se la può cavare, può uscire da questo, perché Tisia parte dalla dichiarazione, diciamo, di
Corace, dal suo manifesto, proprio dalla promessa che fa all'ingresso della scuola, e quindi anche questo. Le fallacie di ambiguità, in cui abbiamo il fine della vita e la morte, la felicità e fine della vita, oppure il tempo rimargina tutte le ferite, il tempo è denaro, quindi il denaro rimargina tutte le ferite, ma è evidente che qui l'equivoco, no? L'equivocità, il doppio significato è chiaro. Abbiamo visto anche la quaternio terminorum nel sillogismo. L'anfibolia, due cose insieme vuol dire, no? Anfibolia. Cioè, qui abbiamo aiote e acida romanus vincere posse, da ennio. Qui ha due significati. Dico che tu puoi vincere i romani, oppure dico che i romani possono vincere te, no? Questo è, diciamo, il verdetto, l'oracolo che fu pronunciato a Pirro, il quale poi dopo si lamentò, ma che in realtà pensava di poter sconfiggere i romani, invece ne fu sconfitto, e allora insomma si lamentò per questo. L'altro esempio, questo è molto famoso: se Creso muove guerra a Ciro, crollerà un grande regno, un grande impero. Troviamo in Erodoto. Allora Creso, imbaldanzito da questo verdetto, da questo muove guerra a Ciro, solo che viene sconfitto e va a protestare dai sacerdoti. Dice: ma noi non ci riferivamo al regno di Ciro, ma al tuo. E quindi, ecco, pensate alle formulazioni di certi economisti o anche uomini che hanno una certa responsabilità nella conduzione degli affari pubblici, i quali cercano sempre di dare dei responsi riguardo al futuro, all'andamento dell'economia, alle ipotesi, eccetera, tali che non si possa rinfacciar loro un corso diverso da quello che avevano previsto. Quindi una formulazione, come dire, ibrida, anfibolica, si potrebbe dire, no? Tale per cui non possono essere colti in castagna, dire: ma veramente io non intendevo, no? Non ho detto questo, ecco. Poter sempre uscire dal... Questo è l'esempio: vendersi automobili di signora anziana con carrozzeria nuova e pneumatici di riserva. Ecco, questo è la carrozzeria, i pneumatici non si riferiscono ovviamente alla signora anziana. Anche qui abbiamo l'ultimo: l'uomo si spopolò il cervello dopo aver dato un affettuoso addio alla sua famiglia con una fucilata. Anche qui abbiamo un ordine che deve essere modificato: l'uomo si spopolò il cervello con una fucilata dopo aver dato un affettuoso addio alla sua famiglia. Quindi è una... Però si può indurre naturalmente il fraintendimento con un ordine di un certo tipo. L'accento: non dovremmo parlare male dei nostri amici, amici sottolineando. Se sottolineo amici, allora come dire, sottintendo che ai nemici sì, no? Dei nostri nemici possiamo parlare male. La fallacia dell'accento è legata anche a certe manipolazioni che avvengono quando si cita in modo disonesto o comunque errato, tra virgolette, tralasciando una parte del testo, in modo tale che si possa far dire all'autore una cosa molto diversa o addirittura opposta rispetto a quello che effettivamente ha detto o ha scritto nel testo. Quindi anche questo, ecco, ci sono varie modalità di pensate, la pubblicità delle automobili, il prezzo è in caratteri cubitali e in caratteri minuscoli sotto a partire da. Quindi c'è anche qui, c'è una... Oppure nelle clausole dei contratti di assicurazione abbiamo la dimensione dei caratteri è minuscola, quasi illeggibile, un po' come... è illeggibile, ma per motivi diversi, chiaramente si vuole impedire che l'assicurato vada a ficcare il naso, per così dire, in cose che è meglio che non sappia, che non indaghi troppo, perché così siamo sicuri
che non mette in discussione il contratto, e meno sa e meglio è. Quindi anche qui rientra la fallacia d'accento. Quindi insomma, sono cose. Potrebbe essere una fibolia il tutto il contratto di assicurazione. Ah, beh. Ah sì sì, certamente, infatti la composizione si chiamava composizione, ecco qui molto importante, composizione e divisione sono due fallacie che riguardano molto, anche questi si possono esemplificare velocemente. Gli uomini non possono vivere in media per più di un secolo. Allora, naturalmente questo qui ha un significato distributivo, cioè ciascuno di loro, non l'umanità, evidentemente. Anche invece, se noi parliamo degli indios dell'Amazzonia che si stanno estinguendo, non parliamo in senso distributivo, ma collettivo, insieme, no? Come anche tutte le parti che costituiscono l'universo hanno la forma sferica, quindi l'universo deve avere forma sferica. Ecco, questa è fallacia della composizione. Cioè, dalle parti si dà per scontato, si sostiene che una caratteristica delle parti deve essere riconosciuta anche all'insieme, alla totalità. E qui invece, qui dice altro esempio preso da Mosè Maimonide: se le parti dell'universo non sono accidentali, come può l'intero universo essere considerato frutto del caso? Anche evidentemente vuol dire che anche l'intero universo non è accidentale, non è frutto del caso. Quindi anche qui però c'è un'estensione della caratteristica delle parti all'insieme, alla totalità. Pensate, l'affermazione precedente, tutte le parti che costituiscono l'universo hanno forma sferica, sarebbero contestate dai terrapiattisti, evidentemente. Poi dice, poi ancora altro esempio, ciascun membro della commissione è onesto e giudica rettamente, quindi la commissione giudica rettamente. Anche questa è fallacia della composizione, e che è, come dire, non è assolutamente scontato il fatto che se ciascun membro della commissione è onesto, l'intera commissione sia altrettanto onesta e giudichi rettamente. Poi dopo possono intervenire altri fattori che... La divisione. È impossibile che un animale o una pianta siano infinitamente grandi o infinitamente piccoli, quindi neppure le sue parti lo saranno. Questo è Aristotele. È impossibile che un animale o una pianta siano infinitamente grandi o infinitamente piccoli, e quindi neppure le sue parti lo saranno. Qui si ragiona partendo dalla caratteristica della totalità, dell'insieme, e si deriva la conclusione che questa caratteristica deve essere riconosciuta anche alle sue parti. Il genere umano è distribuito sull'intera superficie terrestre, quindi Socrate, che è un uomo, è distribuito sull'intera superficie terrestre. Qui è, come dire, una goliardica infrazione della necessità, della regola per cui il significato collettivo e quello distributivo vanno tenuti separati. È chiaro che quando si parla di genere umano, qui parliamo in senso collettivo, e invece Socrate ha un significato distributivo, riguarda gli uomini sono numerosi, Socrate è un uomo, quindi è numeroso. Numeroso, ci sono aggettivi che hanno un significato solo collettivo, altri che hanno un significato solo distributivo, e poi ci possono essere aggettivi che hanno un significato intermedio. Ad esempio, l'aggettivo giusto, diciamo che un uomo è giusto, ma anche una società giusta, no? Intendiamo però cose un po' diverse, cioè l'accezione è un po' diversa, però ci sono entrambi, insomma, le due possibilità. Gli uomini sono mortali, ad esempio qui gli argomenti, questo ho messo tra parentesi, questo sillogismo, gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, Socrate è mortale, e il termine compare in accezione distributiva in tutte e tre le proposizioni, quindi premessa e conclusione, e quindi è corretto, ma non può comparire. Qui invece abbiamo gli indiani d'America sono in via di estinzione, l'uomo che ho incontrato è un indiano d'America,
l'uomo che ho incontrato sta scomparendo, o in via di estinzione scomparendo, insomma. Abbiamo quindi la premessa maggiore, è un significato in accezione di collettivo, in via di estinzione, nella premessa minore invece distributivo, perché è un singolo, quindi l'uomo che ho incontrato sta scomparendo è in senso distributivo, ma violando appunto il fatto che sta scomparendo può avere un senso solo collettivo, non distributivo, con diciamo un effetto di comicità, no? Chiaramente. Poi, per esemplificare, tra composizione e accidente converso, questa è una sottigliezza che, per finire, allora, l'americano che ho conosciuto l'estate scorsa ha dimostrato di sapersi difendere, quindi l'America è un paese che sa farsi rispettare nel mondo. Ecco, qui è una fallacia di composizione, perché da un elemento della, diciamo, un soggetto, un individuo che fa parte dell'America, in questo caso si intende gli Stati Uniti, si ravvisa la caratteristica del singolo e lo si attribuisce all'intera nazione, no? Mentre sotto, l'americano che ho conosciuto l'estate scorsa ha dimostrato di sapersi difendere, come certamente sanno fare tutti gli americani che si rispettano, questo è un accidente converso, perché sostanzialmente si parte dall'accertamento di un caso particolare e lo si generalizza a tutti i componenti dello Stato, della nazione. Ecco. Quindi, in pratica, ecco, abbiamo anche qui queste differenze, naturalmente, per essere apprezzate, richiedono riflessione, studio. Ecco, io ho indicato una bibliografia di riferimento qui, essenziale, i testi, naturalmente, testi anche accessibili, nel senso che sono reperibili nelle biblioteche o si possono anche, come dire, richiedere. Ad esempio, cito Caro figlio, della gentilezza e del coraggio, che è recentissimo, molto interessante, anche se lui non è un logico, oppure non è in senso specifico, però è un saggio molto che può essere molto apprezzato, proprio per che fonde fa dell'argomentazione non una procedura, diciamo, asettica o comunque, ma riesce a coniugarla con le esigenze di una moralità sociale, oltre che individuale, insomma, e del rispetto delle persone, il rispetto reciproco, eccetera, eccetera. Anche Frizione, come ragioniamo, anche questo recentissimo, Frizione, ad esempio, fa vedere i bias, come si chiamano, i pregiudizi sul piano percettivo, come quelli di Canissa. Non so se avete mai avuto modo di... c'è questo Canissa che era un ungherese che insegnava a Trieste e negli anni Ottanta, in particolare, ha scritto alcuni saggi sulla percezione sulle... non tanto, diciamo, il corrispettivo delle fallacie, che è appunto le impressioni che non corrispondono alla realtà, come ad esempio quando voi vedete quel triangolo, figure che non ci sono, non sono segnate, ma che voi percepite. Ecco, quindi c'è una Frizione mette in relazione questi fenomeni percettivi, che sono degli autoinganni sostanzialmente, con le fallacie, sostenendo appunto che in entrambi i casi c'è una persuasione, una persuasione di verità, e quindi un assenso che viene dato in modo irresistibile
in una, diciamo, irresistibile, proprio perché è un assenso preriflessivo. Si è indotti a considerare, a percepire le cose in un certo modo o ad accettare un ragionamento fallace, proprio perché manca una riflessione, manca quindi una analisi di quello che è stato scritto, è stato detto, eccetera. Quindi è una, faccio vedere, dato che l'ho portato, frizione è queste illusioni cognitive, ad esempio, come vedete, il triangolo di Canissa, quello sotto, voi vedete un triangolo che in realtà non ha nessun contorno, non è disegnato per niente. Queste illusioni percettive, o bias, come li chiama Frizione, sono simili appunto alle fallacie. E come ricordate, la fallacia della negazione dell'antecedente, no? Considerare corretto un ragionamento in cui la negazione dell'antecedente implica la negazione del conseguente, e questo invece è fallace. L'esempio che abbiamo fatto prima, ma è molto interessante questo accostamento. Poi ci sono altri esempi, però poi fondamentalmente è anche un testo di logica che concentra la sua attenzione sul modo in cui ragioniamo. Quindi psicologia anche del pensiero, psicologia del ragionamento, e oltre al fatto che si deve, naturalmente, il logico deve, e chi si occupa dell'argomentazione deve evidentemente indicare in base a quali regole noi possiamo stabilire che un ragionamento è corretto. Io vi ho fatto prima l'esempio della, vi ho spiegato, spero di essere stato chiaro, la differenza tra contesto della scoperta e contesto della giustificazione, che è fondamentale, perché noi dobbiamo dare l'assenso ad una certa proposizione? In base a quali prove? A noi non interessa il modo in cui questa cosa è stata pensata, è stata enunciata, ma ci interessa invece capire quali sono le prove, da quali premesse dobbiamo poter ricavare la conclusione che coincide con la proposizione in questione. Vi ringrazio. Grazie. Ringraziamo anche noi Claudio per la dedizione al suo argomento e le spiegazioni che ci ha dato. Poi per il resto sembrerebbe che siamo anche noi in via di estinzione, ma non possiamo concludere che siamo tutti indiani, giusto? Ecco. Bene.